Signori, buonasera e grazie per essere venuti in questa giornata particolare, poi che essendo la festività di Santa Lucia, molto sentita qua in Sicilia, distrae molti in altre occupazioni, non dico più degne, ma sicuramente importanti anche quelle. E noi siamo qui per presentare questo libro di Diego Romagnoli, tra parentesi è mio figlio, quindi più che tanto non lo devo lodare, e si chiama I Mitrei. È un volume che fa seguito, lo dico per quelli che non hanno seguito le precedenti presentazioni, ad altri due volumi che sono usciti sulla materia, sempre di Diego Romagnoli. Il primo riguardava la figura di Mitra in India, il primo volume, che è di 3 anni fa, cioè di 2 anni fa. Il secondo, che è dell'anno scorso, riguardava sempre Mitra in Iran. E adesso passiamo all'impero romano. La materia, come capite, proprio per la vastità territoriale dello stesso impero romano e per la molteplicità dei popoli che ne facevano parte, è molto vasta. Per cui questo libro dei Mitrei, che in un certo senso interrompe in qualche modo il filo logico dello svolgimento della dottrina mitraica, ma ce ne sono ampi squarci qua, e, diciamo, è un po' un intermezzo dovuto al fatto di volere mantenere intanto una cadenza annua dell'uscita di questi volumi e in secondo luogo anche perché, diciamolo, questa parte ce l'aveva già fatta, quindi dice intanto tiriamola fuori e mi sembra un'ottima idea. Così qui, sia pure per accenni, perché sono riferiti all'edificio sacro del Mitreo, si troveranno però vari spunti che consentiranno di familiarizzarsi già con i personaggi e i simboli del culto mitraico. E io non credo di dover dire altro, anche per non rubare tempo alle persone che devono seguire. Vorrei, ecco, prima di dare la parola ai presentatori, che il dottor Saladino, Carlo tra noi naturalmente, che è l'editore di questo libro, vero, dicesse due parole sulle traversie che poi abbiamo passato insieme per metterlo a punto. Lo sento un po' mio questo libro, no, anche un po' mio, non perché io abbia partecipato alle ricerche in alcun modo, ma perché insieme appunto a Carlo Saladino ci siamo sobborcati quel simpatico lavoro che si chiama editing, che è una cosa massacrante, insomma, ci siamo riusciti in qualche modo all'ultimo momento con un palmo di lingua di fuori, però siamo arrivati senza nulla, senza nulla togliere a Diego, autore di questo splendido terzo volume su Mitra. Devo dire la verità, lo sento anche un po' mio questo libro, certo. Perché le prime bozze mi sono arrivate, credo, a febbraio o gennaio del 2013, le prime bozze. Però mi fu detto, c'è Diego che ancora sta studiando un poco, cominciamo a impaginare. Ho cominciato a impaginare la prima versione di questa stesura, che era di, credo, 12 capitoli, sono diventati 24 capitoli, perché Diego continuava a studiare, scrivere e dare notizie sui Mitrei, che a poco andava scoprendo e captando dalla sittografia che abbiamo, dall'ampia bibliografia che c'è all'interno di questo libro, dalle opere di Cumon. E quindi ci fu una seconda edizione, grosso modo datata aprile 2013. Poi, per fare la corte, insomma, poi ce ne fu una seconda a giugno, una terza a luglio, una a settembre, e a ottobre, alla fine, il libro era, diciamo, pronto. Dovevo solo iniziare a impaginarlo. E insomma, mi sono divertito. Allora ho chiamato il buon Gianfranco e gli ho detto, allora, sediamoci, calmi su questo testo, perché c'erano tutta una serie di fotografie che
che erano tutte mischiate nelle varie edizioni di questo libro, e quindi spesso saltavano i riferimenti. Sì, anche le note, i numeri non tornavano. I numeri e le note, anche perché più al posto giusto. In corso d'opera io ho deciso di eliminare tutte le note che richiedevano un riferimento a un sito internet. Cioè, abbiamo preferito veramente con Gianfranco Romagnoli inserire nel libro solamente le note bibliografiche, prettamente bibliografiche. Le sitografiche sono tutte invece in bibliografia, per cui da 300 rotte note arriviamo a 121 note, non mi ricordo quante sono, dico numeri, però significava rivedere per l'ennesima volta questo volume e andare ogni volta a sistemare. Anche abbiamo avuto problemi con le figure, perché le figure non è facile trovarle, le immagini spesso sono immagini trovate su alcuni libri pure antichi. Alla fine ne è venuto, secondo me, un volume gradevolissimo, come io dico nella presentazione, proprio una sorta di catalogo per chi vuole fare un giro, e lo si può fare soprattutto in Italia, dove abbiamo parecchi capitoli sui mitrei italiani, anche perché si interseca con la storia romana. Non voglio rubare tempo a illustri presentatori di questo volume, più certamente perché ne sanno più di me, quindi cedo la parola, non so se... Sì, il papà Luigi Guccini è una persona, diciamo, impagabile, lasciatemelo dire, è stato tra i primissimi aderenti al Centro Internazionale degli Studi sul Mito quando l'abbiamo fondato, la delegazione siciliana, nel 2005, ci ha sempre seguito molto da vicino, dandoci consulenze anche di carattere religioso, vero, e tirandoci le orecchie quando era il caso, perché spesso è il caso, devo riconoscere. E dopodiché ha scritto anche la prefazione di questo volume, e quindi do a lui la parola come primo portatore, diciamo, del volume stesso. Ovviamente, per quello che riguarda la mia funzione personale, non ero forse la persona più indicata da ricercare per questo tipo di libri. Però, a prescindere dall'amicizia che mi lega a Diego e a Gianfranco, io ho sempre avuto un po' quello che suole chiamarsi pollice verde per i culti misterici e per le religioni in genere, a parte quindi la mia. Piccola parentesi, noi stiamo facendo la presentazione di un libro su Mitra nell'avvicinarci di una data particolarissima per il culto mitraico, il Dies Natalis Solis Invicti, appunto, che era il 25 di dicembre, è stato scelto come data perché ovviamente non abbiamo idea di quale sia la giornata esatta in cui è nato nostro Signore, ed è stato scelto il 25 di dicembre, e poi tutti i calcoli successivi sono stati fatti in funzione di ciò, vedi, 25 di marzo per l'Annunciazione e così via dicendo. Perché appunto il culto mitraico era quel culto che dava più da pensare per la sua serietà sotto certi aspetti. È sempre un culto pagano, intendiamoci, però la tendenza di questo culto andava verso il monoteismo, tanto per cominciare. In più, infatti, io dirò che il Mitra di cui parla Diego
ha una capacità di sintesi sembra lungo, perché sono 5 volumi in totale, sembra lungo, ma affronta un tema che riuscire a condensarlo in 5 volumi ci vuole una buona capacità di sintesi. Lui quando parla del Mitra agli inizi, chi è Mitra? È uno delle migliaia di divinità, perché di questo si tratta. Noi abituati ai nostri dei dell'Occidente, che si contano quasi sulle dita, Giove, Giunone, Venere e così via dicendo, non immaginiamo quello che sia il Pantheon indiano, dove gli dei si contano a migliaia. 330 milioni. Ecco, vedete la precisione, lui puntualizza. E Mitra è uno di questi 336 milioni. 30 milioni. Non è il Dio. Venuto in Iran, trova un particolare ambiente per cominciare a diventare, se non il Dio, un Dio serio, cioè un Dio con pochi concorrenti. Venuto poi in Occidente e essendo maturati i tempi in cui ormai le favole dei poeti e dei filosofi antichi ormai si sapeva che erano emblematiche degli attributi divini, ma non degli attributi di questo Dio, di quel Dio, di quel Dio, ma di Dio. Ormai si andava verso il monoteismo e Mitra è proprio quel Dio grazie al quale entra nella cultura religiosa il sentimento di filia, il sentimento di unione amicale. Infatti, perché parlo nella premessa di un sacramentum unitatis? Perché la cena nella quale i confratelli, gli adoratori di Mitra si riuniscono, si consuma il pane come cosa sacra per un motivo ben preciso, che poi tra l'altro sarà ripreso anche dai padri della Chiesa. Perché il pane? Perché il pane viene fatto da tanti chicchi individuali, coltivati in zone diverse, poi riuniti, pestati, impastati e viene fuori un pane. Ecco questo perché parlo di sacramentum unitatis, perché dalla uscita, dall'unione di tante individualità viene fuori l'individuo realizzato, illuminato. Non per niente Mitra esce dalla roccia con la fiaccola illuminante. Io avevo trovato molto suggestivi i due primi libri di Diego, per cui ho avuto la dabbenaggine di dirlo e sono stato beccato a fare la premessa. E devo dire che Diego non si smentisce. Questo
questa carrellata sui Mitrei è quasi una delle opere più complete di consultazione. Basta pensare che lui ha avuto la costanza di ricercare più di 60 siti. Per me è totalmente assurdo, perché io e il computer ci diamo da lei e evitiamo anche di salutarci quando ci incontriamo. Ma per cui è cosa da ammirarlo solo per questo motivo, riuscire a ricavare, pure perché, come tutti sappiamo, i siti non sempre portano cose valide, notizie vere, bisogna discernere, certo. E riuscire a discernere la verità dalla menzogna, e gli dobbiamo dare atto a Diego di avere fatto un lavoro veramente da certosino. Per quanto poi riguarda la localizzazione, è delle più varie. Cioè, sì, è ovvio, sono privilegiati i luoghi romani e italiani, ma in realtà se pigliamo l'indice troviamo che tutte le nazioni, non solo d'Europa, ma d'Asia e Africa, vengono esaminate, perché ci sono Mitrei che dalla Spagna vanno in Egitto, in Tunisia, in Algeria, come dalla Siria si diffondono in tutta l'Asia Minore. E questo è un lavoro abbastanza importante. Tra l'altro, questa sera infatti ho chiesto se Diego avesse degli studi di architettura al suo attivo, perché parla con una leggerezza, usando termini veramente che trovano riscontro nell'architettura, con una tranquillità che veramente è encomiabile. Io non sono molto, da questo punto di vista, sì, è vero, ho scritto qualcosa riguardo all'architettura bizantina delle chiese, ma è un campo che per me non è molto, è un po' ostico. Per cui mi sono arrampicato, ma con lui che mi dava una mano attraverso le sue pagine, devo dire che è stato portato a livello della maggior parte di noi presenti. Cioè tutti possiamo leggerlo traendone frutto. Io di altro credo che non avrei da aggiungere. Hai detto una cosa saggia, è veramente facile per tutti, non è un libro difficile, non è un saggio tecnico, molto di veramente facile lettura. Sì, se posso intervenire con una sola battuta. Chi ha letto i precedenti libri, i precedenti due libri, specialmente quello dell'India, si accosta con spavento a questo, perché quello dell'India è veramente una cosa impegnativa a seguirsi, per quanto vero si sia sforzato di chiarire le cose, ma è proprio
E lo stesso intrico inestricabile delle figure di dei che si sovrappongono, si identificano, eccetera. È una cosa veramente impegnativa. Mentre questo, come ha posto in rilievo il nostro prefatore Tata Suscini, dobbiamo dire che è una cosa che è di lettura, non voglio dire facilissima, ma sicuramente ecco, più alla portata di chi non... Chi non rischi di sperdersi in cose ma troppo... anche perché si avvicina molto a noi, alla religione cristiana, all'impero sì, romano, quindi è molto più facile tra le righe leggere queste cose rispetto al mitra in Iran o in Asia. Fa parte della nostra cultura, infatti. Ok, adesso direi che è il momento di dare la parola a Vincenzo Guz, nostro caro amico, noto studioso di materie attinenti alla spiritualità, il quale proprio per questa sua propensione, diciamo, è vicino a questo genere di argomenti. E quindi direi che lo potremmo ascoltare con molto frutto. Sì. Grazie. Io intanto ringrazio il professor Romagnoli per avermi dato il caro amico. Gianfranco per avermi dato l'opportunità di presentare un altro libro di Diego, perché io ho partecipato anche alla presentazione del libro Mitra in Iran, libro che peraltro mi è piaciuto moltissimo, molto importante anche per non per fare un collegamento tra Mitra in India e Roma, no? Ma perché secondo alcuni studiosi, originariamente la figura di Mitra è molto probabile che sia nata proprio in Mesopotamia per poi passare in India e per poi ecco, in qualche modo tornare, ma secondo altri studiosi invece nasce in India e che poi crea la tesi più caricata. Quindi io mi sono accostato alla lettura di questo nuovo libro di Diego con grande interesse, e il fatto che non si sia affrontato di prima chitto per quanto riguarda Mitra nell'impero romano tutta la parte teoretica francamente non mi è dispiaciuto, perché questa inversione di metodo sarebbe stata non cospicua qualora l'autore non avesse avuto l'intelligenza e direi proprio la capacità organizzativa e di strutturativa del volume stesso di rappresentare Mitreo per Mitreo, ecco, non solo la simbologia presente, ma di commentarla. Quindi ha presentato i simboli e li ha commentati. Peraltro così si comincia a ricavare un po' quello che è lo spirito del mitraismo a Roma, con cui poi faremo i conti quando avremo il piacere di leggere l'ultimo volume di questa cospicua opera. Per quanto riguarda la presentazione di questo volume, diciamo che a differenza delle mie solite abitudini, che sono quelle di affrontare a braccio la discussione, questa volta mi è piaciuto scrivere. Mi è piaciuto scrivere non soltanto per non lasciarmi sfuggire certi punti importanti, ma perché io tendo anche un po' ad essere esuberante nelle presentazioni o nei miei interventi o nelle mie conferenze, per autodisciplinarmi in un certo senso e per dare un po' un ordine alle argomentazioni stesse. Pertanto procederò, ma con il mio solito stile di intervenire a braccio non appena ritengo opportuno. Diciamo che questo sforzo che Diego ha fatto in direzione del completamento di questi volumi su Mitra è un contributo notevole all'intera storiografia relativa a questa divinità, no?
Cioè, ci sono un mare di libri su Mita, seguire questa figura che passo passo dall'India, all'Iran, all'Impero Romano, con tanta diligenza, con tanta chiarezza, perché certo per non addetti ai lavori o non appassionati i primi due volumi possono sembrare complessi, ma devo dirvi il vero, io credo che certo forse magari il primo un po' più complesso, ma per chi non ha già dimestichezza con la filosofia, chiamiamola così tra virgolette, indiana, e oppure con la storia del Medio Oriente e dell'area iranico-mesopotamica. Ma invece chi ha un pochino di dimestichezza e la volontà e il gusto di avventurarsi in questo studio, devo dire che veramente entra in un mondo interessantissimo. Non perché Mitra di per sé sia, come dire, una delle figure più importanti di quello che fu il politeismo mondiale, ma certamente anche per questo, ma per quelle come dire, possibilità che questa figura ha nel corso del tempo, ha avuto nel corso del tempo, di svilupparsi, di porsi fino dall'India fino all'Impero Romano. E una caratteristica di fondo è stata quella di essere un dio solare e il cosiddetto dio del patto. Questa è una cosa fondamentale. Una cosa fondamentale perché uno delle varie divinità politeiste, del politeismo, no? Avevano, come dire, erano specializzate, no? C'era una sorta di specializzazione funzionale della divinità. Quella divinità presiede alla caccia, quella divinità presiede alla guerra, quella divinità presiede all'amore. Vero è pure che in determinati contesti più la religiosità era intensa e matura e più la divinità che di riferimento diventava capace di altre cose, aveva altri poteri che non quelli strettamente legati allo stereotipo iniziale. Quindi diciamo che nel politeismo era inevitabile che secondo quello che era il livello, ma forse questo non riguarda solo il politeismo, il livello di maturità della singola persona, ecco, il modo di approcciarsi al divino era qualcosa che variava appunto in funzione di questa sensibilità. Quindi vi furono anche all'interno, diciamo, della compagine pagana straordinari pensatori, è vero, penso a Shankara per quanto riguarda l'ambito indù, penso ma al grande riformatore Zoroastro, Zarathustra, di cui abbiamo parlato quando si è trattato del Mitra in Iran, è vero. Quindi diciamo che penso a Plotino in ambito romano in pieno periodo alessandrino in pieno ellenismo. Di conseguenza devo dire che tutto sommato i percorsi spirituali, i percorsi hanno in comune quantomeno questa tensione che è una cosa fortemente connaturata con quella tendenza nostra dell'uomo a confrontarsi con il mistero. Quelle modalità sono tante, sono infinite, che vi sia questa tensione è fondamentale. No, averla persa per un certo periodo del tempo è stato un guaio per l'umanità, è stata una cosa non positiva. Il fatto che invece si recuperi e che lo recuperino e lo abbiano recuperato persino scienziati come Einstein, ecco, questo ci dà conforto rispetto, come dire, a una
visione matura, serena, dei percorsi della spiritualità. Il nostro Diego comincia con presentare i luoghi di culto, no? Riprendendo il discorso del libro di Mitrei, e dicevo che questa scelta è quanto mai opportuna, perché dalla struttura di queste realtà templari e dalla simbologia che li riguarda si colgono le premesse fattuali necessarie per risalire all'analisi e alla comprensione della vasta visione spirituale del culto mitraico. Questo specialmente tra il secondo e il quarto secolo. E proprio in questo periodo questo diventa uno dei culti preeminenti, come sappiamo, a Roma e nel suo impero, per le particolari e forti esigenze religiose di immani, masse di guerrieri delle legioni di Roma, che si fecero con questi guerrieri promotori della diffusione di questo in tutto l'impero di questa religione. Ma questo in compensazione, come dire, era anche un fatto compensatorio, no? Rispetto a quella che era la maturazione di una concezione più raffinata, che in quel periodo già era viva, presente nell'ambito dell'impero romano. Qual era? Ecco, questo è un fatto importantissimo per capire che cosa sta succedendo quando nascono questi mitrei, soprattutto a Roma. La cultura ellenistico-alessandrina. C'era questa città, no? La città di Alessandria d'Egitto, che era diventata una fucina straordinaria. Una straordinaria fucina culturale e spirituale, dove si incrociavano varie tradizioni, da quella, ovviamente Alessandria d'Egitto, da quella antica, della religiosità, della religione egizia, a quella greco-latina, a quella ebraica che era fiorita da davanti, anche se già la diaspora era iniziata, ma Vi era un crogiolo, no, ad Alessandria, in cui si incontravano tutte queste altre religiosità più tipicamente medio orientali, in cui si incrociavano tutte queste esperienze, no? Era già forte il culto di Serapide, il culto di Iside, erano già, pensate che il culto di Iside competeva in maniera notevole, era in competizione in maniera piuttosto notevole con il mitraismo stesso, ebbe centinaia di migliaia di seguaci soltanto nella penisola italica, oltre che nel Nord Africa, ovviamente. Quindi è la stessa cosa, vale per Mitra, allargandola addirittura a tutto l'impero, perché aveva una possibilità questa religione di essere diffusa, quindi la religione chiamerei il culto, perché non era una religione, era un culto. Ecco, questo culto aveva la possibilità di essere diffuso in maniera più cospicua grazie al fatto che era proprio l'esercito, erano le varie legioni che lo andavano portando in giro. Ma non a caso si trattò di una religione chiusa alle donne, ma pensate che cosa strana, non nel senso che le donne fosse evitato conoscere ciò che il mitra rappresentava, ma certamente all'iniziazione erano escluse, perché l'iniziazione era un fatto fortemente legato alle origini sacrificali di questa religione. E le origini sacrificali di questa religione, che devo dire la verità, erano particolarmente cruente e dure. E i gradi di iniziazione erano sette, come sette i pianeti a quel tempo conosciuti, che cosiddetti tali, e però il momento culminante, diciamo, dell'iniziazione era costituito da una sorta di lavacro di sangue che era piuttosto cospicuo, e a riguardo vorrei leggervi che cosa scrive proprio un autore del secondo secolo cristiano, questo autore cristiano che è Prudenzio,
nella sua opera Il libro delle corone ci descrive il rito mitraico di iniziazione, che coincideva peraltro con i riti tipici della casta sacerdotale mitraica e soprattutto dei vertici di questa casta. E il dignitario che l'arcigallo che si esponeva a subire questo lavacro, in realtà poi diventava una sorta di uomo sacro nel momento stesso in cui avveniva l'iniziazione. Allora ve la leggo questa cosa. Scrive Prudenzio: si scava una fossa a terra, il gran sacerdote si immerge nelle sue profondità per ricevervi questa consacrazione. Sulla testa porta nastri meravigliosi, alle sue tempie sono annodate bende festive, una corona d'oro gli trattiene i capelli, la sua toga di seta, disposta alla moda di Gavi, è trattenuta da uno dei lembi che ne fa cintura. La moda di Gavi era quella sorta di toga che si girava su se stessa e con cui spesso ci si copriva anche la testa. Ed era di lana bianca, peraltro notate, era bianca. Con delle tavole disposte sopra la fossa in cui era messo il sacerdote, si costruisce una specie di piattaforma a graticcio, mettendo insieme delle assi senza addossarle le une alle altre, quindi lasciando abbondanti feritoie. Poi si praticano delle fenditure, appunto, addirittura dei buchi ulteriori. In questo tavolato si perfora il legno con numerosi colpi di succhiello, in modo che esso presenti una gran quantità di piccole aperture. Ivi si trascina un toro enorme, dalla fronte fiera e corrugata, una ghirlanda di fiori. Io penso che avessero comunque questi tori la fronte corrugata, anzi, avevano capito una di fiori di passa intorno alle spalle e alle sue corna incatenate, e dell'oro brilla sulla fronte della vittima e il suo pelo è ricoperto di una risplendente lappatura d'oro. Ivi si colloca l'animale da immolare, quindi gli si lacera il petto a colpi di spiedo sacro. La larga ferita vomita un fiotto di sangue ardente. Sulle tavole del ponte dove giace il toro versa un torrente caldo che si sparge intorno ribollendo. Allora, attraverso le mille fenditure del legno, la rugiada sanguinosa cola nella fossa. Il sacerdote, chiuso nella fossa, la accoglie porgendo la testa alle gocce che cadono ed espone le bestie e tutto il corpo che si insudiciano. Ancora più, rovescia la testa indietro e offre le guance al passaggio di quella pioggia. Evidentemente Prudenzio aveva assistito qualche volta a questo rito, perché è molto circostanziato. Gli espone le orecchie, le labbra, le narici, fa inondare di liquido persino gli occhi, non risparmia nemmeno il palato, anzi si umetta la lingua di sangue nero, finché tutta la sua persona ne viene impregnata. Quando i flamini hanno tratto via dalla tavola il cadavere, la carcassa del toro, e sangue è rigido, il pontefice avanza orribile a vedersi, e si esibisce agli sguardi la testa umida, la barba intrisa, le bende bagnate, le vesti sature. E quest'uomo, contaminato da un simile contatto, inondato dal fiotto corrotto del sacrificio appena eseguito, che tutti salutano e adorano a distanza, pensando che il vile sangue di un bove morto l'abbia purificato, mentre si celava in quel buco indegno. Questa è la presentazione di Prudenzio, che naturalmente si conclude con una critica, perché si tratta di qualcosa di profondamente, in fondo, diverso e lontano dalla visione cristiana. E su questo io voglio dire alcune cose, perché è importante, no? Il fatto che vi siano alcuni simbolismi
che richiamano le due religioni. E questo è vero, perché durante la cena che avveniva all'interno dei Mitrei si consumava, oltre che la carne di toro, si fu tollerata poi anche carne di pollame o di piccoli animali, ma si consumava anche del pane, e dell'acqua e del vino. E non ci ha fatto pensare un po' all'Eucaristia, eccetera. È vero, come diceva papà Sallucini, che c'era questa tendenza un po' al monoteismo, no? Perché? E questa è una cosa, nella figura di Mitra c'è questa tendenza, ma questa è una cosa che riguarda le vicissitudini di questa povera divinità, povera ovviamente, tra virgolette. La vicissitudine è questa: era destinato a essere prima un dio gregario, cioè lui faceva da spalla a Varuna nella religione vera. Poi fece da spalla ad Ahura Mazda nella religione iranica. E poi Zarathustra, nel suo come dire, tentativo di fare di Ahura Mazda l'unico signore, abolendo il politeismo, disse che Mitra, le qualità di Mitra restavano, ma in Ahura Mazda. Attraverso un enoteismo puntava alla visione monoteista. E insomma, sto benedetto Mitra doveva portare la borsa sempre a qualcuno, no? I legionari romani, pur non sconfessando assolutamente né il Sole né Zeus né altre divinità del pantheon romano, gli tolsero un pochettino la borsa dalle mani, diceva che cammina. E quindi diventa una divinità di riferimento, acquistando egli stesso delle capacità soteriologiche che da solo, nel contesto delle altre visioni del Gioco, non aveva. Ora, evidentemente si andava in questo senso, si andava strutturando una visione più centrale di questa figura, quindi una concezione sempre più monoteista. Ma da questo a dire che ci sono poi somiglianze col cristianesimo, Dio mio, ne corre enormemente, no? Perché Cristo pone se stesso come vittima ultima, l'ultima vittima cruenta, e poi il rito, prendete e mangiate questo, che è tutto sublimato poi sostanzialmente, mentre lì qua siamo, come vedete, avete sentito, il suo bagno di sangue, no? Quindi siamo, è una visione religiosa. E poi i contenuti stessi sono anche diversi, no? Una cosa è una religione guerriera, una religione quindi di un mitra che di per sé, guardate, all'inizio non era neanche un dio necessariamente legato alla dimensione bellica, però diventa una divinità legata alla dimensione del trapasso. E quindi, così come era il dio del patto per quanto riguardava l'aspetto sociologico delle varie religioni, dei vari contesti in cui operavo, quindi la religione, in ambito vedico, dio del patto, in ambito iranico, ancora di più, dio del patto, questo patto non era soltanto il patto che va rispettato nel momento stesso in cui lo si stipula nella società, ma è il patto tra il divino e l'umano. E allora questo aspetto è l'aspetto che viene, che si ritrova poi di più in questa fase ulteriore, e che peraltro all'interno poi, come dire, dei Mitrei trova anche delle rappresentazioni, e di questo parleremo tra poco, così poi entriamo, come dire, anche più specificamente nell'ambito del libro e di ciò che c'è dentro i Mitrei. Cosa particolare? Mi è piaciuto fare questa premessa, perché è fondamentale per comprendere come in effetti questa divinità, ecco, quali sono stati questi suoi processi di trasformazione man mano che si andava spostando verso Occidente. Ripeto, non sappiamo se prima era in Iran e poi si è spostato, ma queste, come dire, sono cose che si perdono nel corso del tempo, diciamo agli specialisti, agli studiosi, che si devono pure passare il tempo ad approfondire queste cose. Ma quello che ci interessa dal punto di vista
come dire, della comprensione di certi meccanismi spirituali e di quello che è l'itinerario poi simbolico, e come dire, ne abbiamo già elementi più che sufficienti per poter mettere a fuoco le peculiarità di questa interessantissima divinità, soprattutto quando, ripeto, si configurava come Dio del patto. Ora, vediamo un pochettino che cosa accade, no? Quando a Roma, nel momento stesso in cui questa religione si struttura, come iniziazione maschile, molte adesioni, perché si tratta, come sappiamo, delle legioni cospicue, le legioni romane, e quindi non erano soltanto i legionari i seguaci di vita, anche altrimenti sarebbe stata una cosa estremamente ghettizzata, ma furono anche comuni cittadini. E sempre di sesso maschile, e molti commercianti. Quindi vi era un'attenzione a una figura che in qualche modo garantiva la salvezza, garantiva una cosa che a quel tempo cominciava a essere molto di moda: l'immortalità dell'anima, no? Ecco, la scuola alessandrina aveva coniato questa, e si era rafforzata su questo punto, ed è una cosa che aveva condizionato tutte le religioni che in quel momento si confrontavano in quella città, e poi si diffondevano in vero. Roma non aveva più questa molla, perché molla la Roma, nel momento stesso in cui viene sede in ogni caso dell'impero, e diventa la capitale che esprimeva un potere immenso, ma aveva una sua religione strutturata che, come tutti i politeismi, era open, aperta, si scambiavano dei, questo ti piace, quello dice, quello, questi si somigliano. Però questa cosa, al di là delle facili banalizzazioni, in effetti poi seguiva dei percorsi simbolici e spirituali che spesso, come dire, erano fortemente gratificanti per la gente, e quindi venivano a diffondersi con grande facilità. Ebbene, questa idea dell'immortalità dell'anima, peraltro predicata da un grande padre del paganesimo stesso, Plotino, secondo secolo, ribadisce questo principio, platonico peraltro, però lui lo ribadisce, lo riformula, concentra sull'uno le energie spirituali. E allora, se questo era già il percorso, e diventava il percorso vincente, ecco che le altre religioni si orientavano verso questo stesso percorso. Benissimo. Andiamo abbiamo così messo a fuoco, grosso modo, qual è non solo l'Inter, ma poi la peculiarità all'interno dell'impero. Da un lato c'è questa, la molla iniziale, che sono le esperienze cruente di battaglia. L'iniziazione è una battaglia, è una specie è un'esperienza altamente cruenta, però è un cimento con la morte. Ma andiamo a vedere come si struttura dal punto di vista rituale, cultuale, questa cosa. E dove avviene il rito? Nei tempi. E quali sono i tempi? I mitrei. E come sono organizzati i mitrei? Prima di tutto, sono ctoni. Sono sotterranei. Quindi questo è già il primo passo importante. Quindi si tratta di una religione che si struttura, meglio di un culto, che si struttura seguendo un percorso iniziatico e misterico, abbiamo detto, no? E ha bisogno, per poter sviluppare questa iniziazione, per poter dar corso ai propri misteri, che sono peraltro
sincretisticamente ben rappresentati all'interno nell'iconografia dei mitrai stessi, questi misteri. E derivano, quantomeno si ritrovano in maniera simile questi simboli in altre religioni. Ma adesso andiamo a esaminare uno per uno, ecco, in maniera, ma penso che in 10 minuti, un quarto d'ora possiamo farcela. Allora, quindi prima di tutto abbiamo detto di questa cosa della struttura cotonia. Però noi sappiamo che Mitra era un dio nato dalla roccia, no, con un pugnale, il sacrificio, e con la torcia, perché è un dio solare, perché è un dio connesso alla dimensione della solarità. Abbiamo visto, diceva Papa Simucini, che questa dimensione della solarità la conserva, tanto la conserva che c'è la festa del Sol Invictus, che poi finisce col coincidere con la con Natale cristiano. E questa solarità se la porta presso dalle lande più lontane. Posso interrompere solo per due parole? Non a caso la liturgia bizantina parla di Cristo come sole di giustizia. Non a caso. Perfetto. Grazie, questa è una cosa interessante. E allora, dopodiché, diciamo, vediamo un pochino come si va, come è allora strutturato questo mitreo. Seguiamo di seguire questo percorso e di capire qualche cosa, perché poi, peraltro, lui ci racconterà nell'ultimo volume tutti gli aspetti simbolico teoretici. E io noi siamo qui ad aspettare. Però intanto anticipiamoci qualche cosa. E allora, la struttura dei mitrei sotterranei rettangolare e il tetto è una forma di arco a quarto, e ci sono due file di sedili in pietra, uno lungo i lati maggiori, lungo i lati maggiori del rettangolo, quindi immaginate questo rettangolo, qui ci sono dei sedili in pietra attaccati al muro. Qua si seggono i sacerdoti e gli iniziandi. Poi c'è un'ara. In fondo, no? C'è un'ara, un altare, in genere l'altare sacrificale. Cosa c'è dietro l'ara? Dietro l'ara c'è la rappresentazione di una tauroctonia, ovviamente condotta da Mitra. C'è Mitra che con un pugnale colpisce il toro. Mitra è vestito secondo quella che era la tradizione frigia, il berretto frigio e i pantaloni, una specie di pantaloni larghi. Bene, ai lati di Mitra, a destra e a sinistra, ci sono due figure dette dadofori, cioè portatori di fiato. Questi dadofori sono così organizzati. Uno ha la fiaccola rivolta verso l'alto, l'altro ha la fiaccola rivolta verso il basso. Sopra i dadofori è rappresentato nell'arco della volta lo zodiaco. Sono i segni dello zodiaco, quindi le stelle dello zodiaco e con i simboli di segni. Il resto della volta del mitreo è tutto stellato, quindi è un po' con le stelle, cosa che peraltro, come dire, non è magari un'originalità, perché una cosa del genere, guarda caso, è tipica di anche delle più antiche tombe egizie, che hanno preso dall'interno, e anche di alcune realtà templari egizie, non solo egizie, ma anche. E allora abbiamo un contesto, come dire, da questo punto di vista, non potremmo dire sincretistico, sì, ma il rimando, il richiamo lì è pertinente alla visione spirituale specifica della tauroctonia e di ciò che sta avvenendo. Il mistero fondamentale
si richiama ad un mito, Mitraico, che è quello che è di tipo cosmogonico. L'uccisione del toro primordiale da parte del dio Mitra rappresenta la creazione della vita, perché dalle membra del toro squartato nascono le altre forme viventi, gli uomini, gli animali, le piante. C'è questa, quindi il toro, come questa tendenza alla simbolizzazione l'avevano, ma ahimè il rito non era arrivato a, come dire, a elaborare dei processi sublimanti e sublimati tali da evitare questo inutile sterminio di tori. Peraltro, se si pensa che in Iran non venivano neanche consumati ma sacrificati al dio Al-Hamazda senza neanche essere consumati, tant'è che Mircea Eliade ci dice che si creò ad un certo punto in area iranica una forte penuria di bovini, e quindi con un colpo terribile all'economia, alla precaria economia, ad un certo punto, proprio perché ne ammazzavano. E allora si inventarono Al-Hamazda, che era contro i sacrifici. E allora Zarathustra disse: ma qua questa gente dobbiamo pur dare da mangiare, cerchiamo di orientare il sacrificio in maniera niente ricotta e formaggi, ecco. Certo, poi peraltro non è che fosse l'unica forma di alimentazione, ma certamente era cospicua. Ora, che cosa accade? Quindi questa cosa della tauroctonia primordiale diventa questo fatto importante, creativo, spiritualizzante per certi versi, perché viene concepito non più un toro normale, un toro terrestre, ma un toro primordiale, cioè una sorta di archetipo del toro che viene ucciso da un altro archetipo, che è il dio Mitra. E allora a questo punto vi rendete conto che questa religione, come dire, questo culto si concentra molto su questo aspetto. Però vediamo di spiegarci il resto. Questa cosa in realtà doveva rappresentare quindi la tauroctonia che c'è in fondo ai misteri, ma non è l'unica cosa. Abbiamo visto queste due strane figure di Datofori, e poi sopra di loro, no? Lo zodiaco. Questa cosa bellissima, bellissima, tu lo sai perfettamente. Uno ha la torcia di questi due Datofori rivolta verso l'altro, che rappresenta l'Oriente, rappresenta il momento in cui il sole sorge, il punto in cui il sole sorge, ma rappresenta anche il solstizio d'estate, e dall'altro lato c'è Cautes, questo e Cautopates, il nome dell'altro, ha invece la fiaccola rivolta giù, ponente, occidente, solstizio d'inverno. Quindi già vedete come dalla rappresentazione cosmogonica che c'è sullo sfondo si passa al cosmos, già rappresentato con lo zodiaco e quindi con tutto ciò che circonda in effetti il mondo, riprodotto all'interno della caverna. E c'è questa sorta di dialogo tra i due, Cautes e Cautopates. Allora, ho letto in un libro che si trattava così di figure che avevano questa simbologia, ma dalla etimologia misteriosa, ma francamente io non l'ho trovata tale. Può darsi che abbia detto magari una cosa sbagliata, però c'è una cosa meno pregnante di altre. Comunque, se cerchiamo nel vocabolario latino, la parola cautes in latino, guarda caso, significa roccia.
roccia. Da dove nasce il Dio? Il Dio nasce da una roccia. La stessa idea delle caverne, che furono i luoghi di culto primordiali di Mitra, e qua vengono in effetti prodotte come questa struttura ctonia sotterranea, e non molto grande, 30 persone al massimo entravano dentro questi templi. Quindi, e ce n'erano migliaia di questi mitrei, però non contenevano un gran numero di persone. Anche questo è una profonda differenza con il cristianesimo, perché il cristianesimo comincia con piccole strutture ma poi le allarga, e poi in ogni caso il cristianesimo ammette al culto le donne, mentre questa diventa soltanto un terpietto iniziatico, peraltro per persone che possono anche tollerare certi tipi di sacrificio cruento che si potevano svolgere all'interno dei mitrei stessi. Quindi abbiamo detto la fascia dello zodiaco, no? Allora, guardate che cosa carina. Abbiamo uno dei due dadofori con la fiaccola alzata e l'inizio del percorso delle stelle dello zodiaco, no? E l'altro. Quindi diciamo che tra i due solstizi, ma se volete può andare benissimo anche per i due equinozi, se ci riflettiamo, ma in riferimento a quello dei solstizi. Tra i due solstizi e la struttura del tempio stesso si svolge l'intero arco zodiacale, cioè il tempo sacralizzato, perché durante il percorso dell'anno passano tutte queste benedette stelle, quindi c'è questa sacralizzazione, e Cautes e Cautopades, e loro sono, sia Cautes che Cautopades, sono emanazioni di questo dio Mitra, quindi qualcosa che sorge dal profondo, che sorge dal mistero, dalla pietra. No, non a caso c'è questa rappresentazione di anche questa etimologia, no? Questo Cautes che significa roccia. E però c'è un'altra parola che somiglia molto a questa. Proprio Cautes è precisa, ma c'è Cauter, no? Cauter in latino è quel ferro rovente, il ferro rovente. Oppure Cauter significa anche ustione. E questi due hanno la fiaccola in mano, però. E cauterizzare che significa? Significa sanare la ferita con il fuoco, arrestare la diffusione del sangue con il fuoco. Quindi la simbologia di queste due figure è più complessa, e non è soltanto di tipo astronomico, ma anche teologico, teologia, terapia. Quindi terapia sacra e nello stesso tempo conoscenza, terapia dell'anima. Quindi abbiamo un'idea di cauterizzazione che non è solo una cauterizzazione dal punto di vista del fisico, ma diventa anche uno dei riferimenti alla legge, alla rigorosa, legge etica, legge morale per il paese. E questo è pure importante, perché in effetti uno dei punti di forza del mitraismo era non soltanto quello di credere nell'immortalità dell'anima, ma anche quello di praticare proprio in funzione di quella che era la peculiarità di questa divinità, il patto, quella di attenersi, diciamo anche l'itera, ma al patto sociale, o al patto sacrale meglio, vigente in quel contesto. Bene. Ora, andiamo a vedere come nasce l'uomo, secondo la visione mitraica. E poi qual è l'escatologia mitraica? Cioè quali sono gli ultimi destini dell'uomo?
è qui credo, perché è anche questo in effetti è già in qualche modo rappresentato nei tuoi mitrai stessi dal punto di vista simbolico. L'uomo nasce in una maniera interessante. Diciamo che l'anima scende da una dimensione astrale. Questa dimensione astrale, che può essere, che è una di quelle contemplate nell'ambito zodiacale, attraversa i sette stadi dell'iniziazione mitraica, sono a salire e a scendere, attenzione. In questo caso l'anima ha la sua prima iniziazione discendendo, quindi discende attraverso i sette pianeti e arriva sulla terra, si incarna in un essere umano, quindi trova un corpo. Man mano che fa questo percorso, l'anima sa che sta perdendo qualcosa, non che sta acquistando qualcosa. Quindi deve guardarsi attraverso proprio l'armonizzazione con il cosmo e con le leggi del cosmo e con la sacralità del cosmo, deve attrezzarsi per non corrompersi, per non cadere nei meccanismi della corruzione. E sì, ed entra nel corpo di una persona. Quando alla fine della vita si muore, che cosa avviene? Avviene che l'anima ricomincia a salire questi sette gradini, no? E allora esce dal corpo, risale questi sette gradini e arriva a un culmine. Ma questa è una visione molto poetica, se volete, insomma, di la escogitata, perché a quel punto arriva un vento sacro e questo vento sacro avvolge l'anima e se la riporta nella sua destinazione zodiacale, che era quella stessa costellazione da cui era discesa. Quindi l'anima ritrova le sue stelle e la sua costellazione. Neoplatonismo puro, perfettamente. Quindi, come vedete, era questo il percorso che veniva trovato gratificante da molte persone, ma certamente questo tipo di religiosità, la storia ce l'ha dimostrato, non poteva né competere né con la religione di Iside per quanto riguarda gli aspetti della humanitas. Quello è un altro contesto, è un'altra cosa molto interessante. Mentre questa è una religione guerriera, la religione di Iside era una religione abbracciante, abbracciava, era mater, questa figura che abbraccia, è una figura che peraltro in ambito alessandrino era già diventata la creatrice del mondo, del cosmo, cioè Iside, madre universale, madre divina per eccellenza. Quindi si stava strutturando una sorta di altro monoteismo al femminile, però c'è una pagina di Apuleio stupenda, vero? Esatto, è proprio nell'Asino d'Oro, nelle Metamorfosi. Apuleio, a parte il fatto di quella preghiera bellissima di Lucio, il protagonista di questo primo straordinario romanzo ad Iside, e a parte il fatto poi delle fortissime similitudini che ci sono tra Iside e la Vergine Maria, il culto della Vergine Maria. E questa cosa di conserva, tra l'altro, secondo me, fatto vincente del cristianesimo ortodosso e cattolico, perché avere rinunciato alla figura femminile, in effetti, cioè rinunciare a questo avrebbe comportato ad avere un destino simile a quello che ebbe il mitraismo, cioè scomparire, no? Dal momento che entrambe queste polarità devono essere presenti, quella del padre e quella del materno. Un aspetto simpatico in questo
argomento e il riutilizzo delle statue di Iside come statue come della Madonna, della Madonna. Con la stessa simbologia, sì. la riutilizzo. Ora la cosa diciamo è appagante veramente nella lettura di questo libro di Diego è quella di seguire passo passo questo percorso, questo specifico percorso di Mitter, ma in tutta l'Africa del Nord, diciamo, oggi usiamo questo termine, nell'Asia Minore, in Europa, diciamo, dai confini dell'Ungheria fino al Portogallo, persino in Gran Bretagna sono stati trovati dei mitrei. Ora, sul vallo di Agliano, proprio sul fine della Scozia. Il resto mi sembra che proprio nel secondo secolo. Non è neanche, come dire, lì nella parte meridionale, è sopra. Sì. Ma infatti, diciamo, non so, c'è un generale romano che si spinse proprio, diciamo, i confini dell'impero, arrivarono per un certo periodo, una quarantina d'anni, alla parte meridionale della Scozia, ecco. Certo, sappiamo c'è il vallo di Adriano, poi che invece è come dire. Fu costruito per contenere. È in zona di Manchester, praticamente, ma Mancastro, qualcosa del genere. Certo, quindi la cosa bella di questo libro non è soltanto di essere un vademecum, è una vera e propria guida, non banalmente turistica, no. Rispetto a questi luoghi, ma anche un percorso che ci fa comprendere e ci fa entrare nel vivo di una spiritualità alternativa rispetto a quella che era la stessa originaria religione romana, che pure era stata trasmessa fino ai confini dell'impero, ma si era persa per strada, perché la divinizzazione dell'imperatore in fondo era stata qualcosa che aveva potenziato il potere politico, ma che aveva destituito a poco di valore, di significato e di potere quello spirituale. Ma era stato un cedere alle usanze orientali, e poi e quindi un problema per la religione e tutto. Quindi, congratulazioni. Piccolo intervento. Sì. Intanto io volevo fare. No, state. Mi piace fare così, faccio così più scena, ecco. Praticamente io a questo punto io devo ringraziare insomma la bella relazione che ha fatto il professor Enzo Buzzo e soprattutto volevo ringraziare i miei mentori, insomma, praticamente Carlo Sardino che ha che è creduto in questo progetto e anche il professor Profita, e volevo ringraziare anche tutti voi che avete anche ringraziare anche Papa Gigi insomma per la sua bellissima anche introduzione, e volevo ringraziare tutti anche che avete creduto a questa, diciamo, che avete partecipato a quest'opera. E ancora, siete anche voi compartecipi di questa opera, che diciamo continuiamo avanti, un'opera in corso, sempre in progress. In progress. Lavoro in corso. Grazie a te. Ci sono degli sviluppi anche abbastanza interessanti. Non ne dubitiamo. Un grazie particolare a tutti quanti. Grazie a te. Bene, signori, ascoltato questa cosa, se non ci sono curiosità particolari, se ci sono siamo a disposizione, naturalmente. Altrimenti invito tutti a passare. Ah, sì, prego. Sì, io volevo dire, sicuramente una persona competente su Mitra, eccolo. La prima volta, così ve lo dico, la prima volta che è capitata a Monreale, è andata a visitare il chiostro. Entrando dalla porta si va a destra,
poi c'è la fontana all'angolo, secondo le capitelle 1, 2, 3, 4 e 5, nel capitello c'è Mitra che ammazza il toro. Ora questo è importantissimo perché Mitra è stato uno sfortunato, perché a Roma, come dire, ebbe, diciamo, come controaltare una religione molto potente, similare, i simili si respingono in fisica, va bene? Per cui i cristiani avevano preso il potere e successe quello che successe. I mitraici furono costretti a nascondersi e molto spesso murarono le porte dei templi proprio per nasconderle, e qualcuno l'hanno scoperto, quello di Marino nel 1964, quello di Bordeaux nel 1983. E così ci fu, c'è sempre il perdente, c'è sempre il vincente. Questo di Monreale è, diciamo, un vanto per l'architetto che per coraggio di metterlo, perché già erano alla macchia. Va bene, dopo il ritto di Teodosio del 391, che aveva messo al bando tutti i miti pagani, nel 392 tutte le religioni pagane, e rimase il cristianesimo. Però questo architetto si vede che ebbe un bel coraggio a metterlo. Ora, io l'altra volta riflettevo che non c'è in Italia o a Roma, io sono stato 9 mesi a Roma, non ho mai visto una strada, una piazza intitolata Mitra. Mentre in Inghilterra, se voi riguardate il film di Jack lo Squartatore, una delle prostitute viene trovata morta, ammazzata in Mitra Square. C'è di Viterbo piazza Mitra. Di cosa? C'è piazza Mitra. Ecco, questo è importante perché io questo non lo sapevo, ma mi pare che non ha avuto troppa... Infatti questo che noi trattiamo così, e ci sarebbe ancora, io mi sono appassionato 20 anni fa, e ho fatto le ricerche, ho 140 diapositive che... Che una volta o l'altra ci farà vedere. Per me in qualunque momento, in qualunque seduta, e quindi questo volevo dire, che a Monreale Mitra è là, io finalmente dopo tanti anni che l'avevo saputo, andai a visitarlo, uscì fuori, chiamai il fotografo e ci fare le fotografie. Tutto qua, grazie. Vorrei semplicemente porre un punto di domanda. Non sono un addetto ai lavori, non ne capisco niente, non ho mai avuto molta frequentazione con, diciamo, strutture religiose, conoscenze religiose, però sono, come dire, affascinato e incuriosito da quanto ha detto questo signore, e perciò vorrei porre a questo signore, ma soprattutto al relatore che mi ha appassionato, e per appassionare ad uno che parte da, come dire, da un'assoluta miscredenza per arrivare, insomma, a seguire un discorso di questo genere, la domanda è la seguente. Parte dalle colonne, dalla colonna che questo signore ha visto a Monreale. Io penso, ma in questo vorrei che si facesse una ricerca più seria perché non sono all'altezza di farla, io penso che non è, diciamo, un preciso interesse dell'architetto che ha costruito, ma una buona parte delle colonne del Duomo di Monreale provengono da strutture di templi classici. Conseguentemente è probabile che ancora più avanti della costruzione del Duomo di Monreale c'era già questa, come posso dire, questa frequenza, questa conoscenza e questa
necessità di rappresentare pezzi di tauromachia. E io sono curioso e spero che prima o poi il professore Guzzo e anche questo signore e studiosi particolarmente interessati al culto di Mitra possano darmi una risposta. La ringrazio. Scusatemi dell'intervento. Nel chiostro, non nel duomo. Nel chiostro. Nel chiostro dei Benedettini, a destra del duomo. Nel chiostro a destra. Sì. Dove ci sono le colonne binate. Dove ci sono le colonne binate. Dove ci sono i capitelli. Sì, ma ci sono parecchie figure. Sì, sì, questo. E quindi è possibile che ci sia già un riferimento a qualche cosa di classico che è precedente. Se per questo lei potrebbe avere un'ottima ragione, perché esattamente sotto il chiostro, nell'orto, quello che era l'orto dei monaci, c'è una grande grotta che nessuno vieta che potrebbe essere un mitreo. Un mitreo. E infatti se io non ci sono mai entrato, quindi non l'ho vista. Come si entra in questa grotta? Ma bisognerebbe entrare nell'orto, non so, io... Nel giardino possiamo farci raccomandare l'arcivescovo che è il nostro gran priore. Una bella occasione. C'è il professor Chiaramonte che voleva intervenire. No, io volevo aggiungere che quando scrivevo il libricino che ho scritto, sì, e volevo pubblicare le fotografie delle statue di Mitra nel museo Salinas, che sì, sì, andai lì, parlai con il direttore e quello mi indirizzò al catalogo per vedere da dove provenivano queste statue. Che io dicevo, se vediamo dove provenivano, lì c'era il mitreo. Sì. E invece lì a casa quello prese il librone, sfogliò e dice provenienza sconosciuta. Secondo me le statue non volano. Come arrivarono al mitreo? Mi dicono che c'era un mitreo a Palermo, nella zona più o meno della città universitaria. Vada dalla garofana. È lì che ci sono diverse grotte, lì il terreno è carsico e ci sono grotte pure. Allora io ho fatto il mio, a pensare male si fa peccato, però, perché qualcuno scavava per fare un palazzo. Trovarono la grotta con le statue. Le statue le misero da parte, fecero il palazzo e magari le statue rimasero 30 anni in un magari da qualcuno. Sì. Poi gli eredi magari le tegavano e dice che facciamo? Le diamo al museo e il museo non indagò oltre. Certo, se e non prese, perché queste statue come arrivarono al museo? E così, però sono là, perché e sarebbe stato prezioso sapere dove erano i tre. Non si doveva sapere, è stato il museo iniziò di senza elementi sì. Questo si vede dalla filiazione che ha avuto nel museo Pitre. Molte cose erano tutte insieme perché non c'era la distinzione tra arcologia e flora, eccetera. Chi riceveva queste cose non aveva la cultura per poterle descrivere. E infatti il museo Tibrea è in questo impasse perché ha lo stesso problema. Per rimanere al tema, la descrizione della tauromachia che ci faceva il professore Guzzo mi ricorda una riattualizzazione di Tiamat e Marduk babilonese. Sì. Invece allo studioso, all'autore, volevo chiedere perché manca la zona albanese. Abbiamo Croazia, Bosnia, Erzegovina, Macedonia, eccetera, ma non abbiamo nulla della zona albanese. La mia idea, secondo me, è che loro, i romani, intendevano l'Illirico incluso l'Albania. Però, siccome lei lo riporta in chiave in descrizione geografica moderna, Croazia, Bosnia, Erzegovina, Macedonia, l'Albania manca, manca anche il Montenegro, manca anche la Serbia. Perché non ci sono scavi o perché lei non ha. Forse diciamo ci sono tante altre cose che non sappiamo, insomma, sicuramente ci saranno, ecco. Perché diciamo quelle zone erano Epiro, Mesia, se non so.
ricordo male, e quindi dovevano esserci. Però loro avevano un forte culto del sole, sì, che forse non ha permesso la penetrazione. Molto probabilmente anche, non dimentichiamo che molti illirici, insomma, militavano nell'impero romano, nell'esercito romano, e quindi vennero anche dislocati verso la Pannonia, e anche si dice che siano dislocati nella Germania superiore, inferiore, e qualcuno anche in Britannia. Quindi, bisognerebbe vedere se non ci sono minerei da queste parti, significa che la religione illirica non ha permesso il radicamento di questa. Forse perché c'era già, forse non ne ritenevano. Comunque il lirico viene preso in toto, secolo e mezzo prima del cristianesimo. Non so, che, cioè i romani occupano questa zona, sì, nel primo secolo e mezzo avanti Cristo. Certo. Esatto, sì. Il culto di Mitra ci siamo, però vorrei dire. No, sì, no, quello viene, viene dal 70. Dopo, almeno ufficialmente, sì, 70-72, praticamente c'era truppe danubiane che erano state spostate in Oriente, sì, e poi dall'Oriente erano ritornate in Danubio, sempre per la guerra giudaica. Poi, diciamo, si pensa a questo perché quando ci fu, dunque, verso 67 d.C., insomma, la sconfitta dei pirati illirici, questi vennero trasferiti in altre zone d'Italia, nell'entroterra. Quindi questo culto sì c'era, ma era praticamente molto, come si dice, molto ridotto. Quindi ci sarà stata anche una greca mitraica a Roma, però era ridottissima. Quindi dunque, diciamo, un interesse praticamente incominciò con Nerone. Quando Tiridate venne a Roma, Tiridate d'Armenia a Roma, e lo iniziò ai misteri di Mitra. Poi lui si occupò di altro. Poi, diciamo, più o meno, insomma, questo culto si diffuse anche tra le varie amministrazioni dell'impero, tra i vari generali, anche così, e finché venne dunque la sua ufficializzazione del culto proprio presso Commodo. Sì. Il fatto che non troviamo lì può essere o per un fatto religioso preminente nella zona, oppure perché scavi archeologici non ce ne sono. Oppure forse non sono stati ancora trovati, ecco. E allora c'è una novità, ci potrebbe essere una novità. Si sta facendo lo scavo della città di Ulpiana, che è a 10 km da Pristina, nella capitale del Kosovo. Ora, il primo strato è Giustinianeo. Sì. Hanno trovato il secondo strato, che è del periodo preromano. Sì. E lo strato di mezzo non si capisce ancora. Hanno trovato la città illirica, in parte. E bisognerà seguire se esiste lo strato di mezzo. Se esce fuori. Ma sicuramente doveva esserci qualcosa, ecco. È estremamente probabile. Scusatemi, io penso, perché prendendo, io credo che le legioni abbiano portato dappertutto questo. Ora il domani non dovevano chiedere il permesso a nessuno, certo, per costruirci. Certo. Quindi si costruivano i bravi mitrei e erano i soldati stessi a farlo. E quindi in tutte le parti dell'impero, quindi anche certamente in queste aree. E questa città è romana, è bianca, certo, ma è peraltro, a maggior ragione. E quindi io sono convinto che ci sarà tutte trovate. Il punto è avere la fortuna di trovare, se non mi sono dei piani specifici di ricerca, archeologica, insomma, in quelle aree. Cioè ancora deve maturare questa cosa in base alle nuove realtà che stanno. Ma in fieri, infatti. Benissimo. È una cosa estremamente positiva. Cioè, speriamo una cosa. La notizia accolgo molto positivamente. Cioè, voglio dire, speriamo una cosa, che praticamente se questo libro è successo, e se ci sarà una nuova edizione, ci metteremo l'Albania, ecco. Ma dobbiamo trovare un meno di treno. Oppure una
appendice dell'impero romano. Ah, non metterò io. È probabile, anzi, non è sicuro. Un appendice. Sarebbe assurdo il contatto. Bisogna metterlo in contatto con l'attuale ambasciatore del Vangelo. Che è un archeologo. Perfetto. Perfetto. Ci sono. Perfetto. Bene, signori, io credo che per questa sera possiamo chiudere. Ringrazio tutti. Se volesse parlare il mitra di Montreale, se lo volete guardare, è quello di Montreale. Se lo può mostrare anche qui in video, ecco, grazie. E poi volevo ringraziare a Diego perché sto andando in Germania a vedere i mitrei in Germania, proprio nel luogo dove sto simpatico. Grazie mille. Sì, perché però era quella zona Baviera, Assia, infatti anche la parte occidentale, Renania, Westfalia. Sì. Vorrei invitare tutti a fare un brindisi per augurarci buon Natale nella stanza qui da fianco.